tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò vedere alcuni acquisti per quanto riguarda Primark e questo video sicuramente poi lo aggiungerò a un altro video o ci metterò altre cose perché sono quattro cose in croce, ma li volevo togliere dal sacchetto e volevo sistemare la postazione, quindi ve li voglio far vedere. Per prima cosa ho preso questa cassettiera, ho preso tutte le altre cassettiere, già l'avete visto negli altri video che vi linkerò qua sopra, e adesso ho preso anche questa, che si tratta dei due cassetti semplicissimi, quelli stretti. Io ho preso tutti e due quelli grandi, con i cassettoni quelli grandi, e questa volta volevo prendere quella con i cassetti un po' più sottili, e devo sistemare la postazione. Riusciranno i nostri eroi? Allora, la cassettiera in questione è questa, e i cassettini sono così sottili. Vedete, sono sottili, non sono grossi come quelli dell'altra volta, e quindi l'ho voluta prendere perché avevo preso quelli due grandi e poi quello un pochettino più piccolino, e questo ho preso. Poi mentre sono stata lì ho preso due asciugamani per quanto riguarda i ragazzi, e ho preso questo asciugamano a 5 euro, è abbastanza grande, infatti ad Andrea è piaciuto, uno già l'hanno utilizzato, ed è molto molto grande, devo dire che gli è piaciuto, ovviamente già l'avevo lavato e tutto, è costato 5 euro, e loro adesso prima utilizzavano tantissimo le accappatoie quando si lavavano, adesso ovviamente che fa anche caldo si vogliono, diciamo, sbrigare nel vestirsi e tutto, utilizzano questi tipi di asciugamani abbastanza grande. Poi, mentre c'ero, ho voluto prendere una maglietta. Sapete che nell'altro video vi avevo messo tutto quello che avevo comprato per quanto riguarda Paperino, quindi la borsa, le scarpe, quindi cosa mancava? Mancava una maglietta, e quindi ho voluto prendere questa maglietta di Paperino con la stampa. Queste magliette mi piacciono tantissimo, sono abbastanza fresche, ed ha la stampa di Paperino così in grande, soltanto il viso, ed è abbastanza oversize, quindi abbastanza larga, che io adoro in questo periodo. Ha la manica così tutta rifinita bene, e poi nella parte di dietro è semplicissima. A me è piaciuta tantissimo e quindi l'ho voluta prendere. La stampa mi piace tanto, specialmente con i jeans, sta benissimo. E questa l'ho presa 10 euro. Poi ho preso delle canotte per stare a casa, e le ho prese una grigia che già è messa a lavare perché l'avevo provata e quindi l'ho messa a lavare, al prezzo di 3 euro. Ho preso queste magliette, mi stanno un po' larghe, però le preferisco per quanto riguarda l'estate. Stando a casa preferisco stare con queste magliettine abbastanza larghe, perché mi stanno larghe qui sotto l'ascella, un po' più aderente sul petto, e poi larghe anche nella pancia. Ma non mi interessa, a me servono soltanto per stare a casa. Come vi ho detto, ho preso una colorazione col grigio, poi ho preso questa qui con il lilla. Poi l'ho presa gialla, sempre XL ovviamente, poi l'ho presa nera, non so, ve lo voglio far vedere aperto perché non so se poi rende, questa nera, vedete che sono abbastanza larghe, sono proprio larghe e stanno benissimo, con questo caldo è una mano santa. Poi ne ho presa una blu elettrico, perché a me il blu non piace, una blu elettrico, sempre così larga, e poi una bianca, che non deve mancare mai, una bianca, ed è così, molto molto belle e comode, l'ho utilizzato, una godura. Poi ho preso le gomme, le ho prese sia per me che per mio figlio, già lui ce l'ha in macchina, e sono queste gomme a 1,30 euro. Poi ho preso questo, che è un lip scrub e lip oil set, al prezzo di 4,50 euro. Ve li volevo far vedere. Lo prendo di sotto. Sì. Ho preso questi due prodotti. Uno è uno scrub, che è questo,
uno scrub, non so di che gusto sia, vediamo se lo dice. È un lip scrub esfoliante, vabbè, l'abbiamo capito. È un lip oil. No, non dice che fragranza. Vediamo, lo apro così vediamo la profumazione. Ah, c'è anche il tappino, è fatto così. Ah, di caramelle alla frutta. Maronna, bello. È fatto così. Chi è a dieta mi può capire. E poi c'è questo che è il lip oil, che è questo. E poi per finire ho preso uno specchio, ma vi metterò poi la parte dello specchio a parte. Poi ho preso questo olio, che è questo qui, che ha l'applicatore così a spugnetta, così potete applicare l'olio sulle labbra. Devo dire che ne avevo visto altre anche di Barbie, quindi l'ho voluto prendere anche se era di Topolino. Avrei voluto che fosse di Stitch, però va bene lo stesso.